Un grande momento per Monza, la visita del Papa. Lei come primo cittadino attende, anche lei? Sì, è un momento straordinario da primo cittadino, ma direi da monzese sono fiero e orgoglioso del fatto che ci sarà il Papa. Papa Francesco è una figura straordinaria che parla a tutti, che non esclude nessuno, quindi sarà una grande messa di popolo. Poi mi piace pensare che su questo altare ci siano i simboli anche della città di Monza, perché oltre al rosone del Duomo, l'annunciazione alla Madonna, della Madonna delle Grazie, a testimonianza anche di una storia, di una cultura della città di Monza che rafforza ancora di più questo sentirsi fieri e orgogliosi. Vi siete preparati per tanto tempo? Sì, direi che ormai sono un paio di mesi che stiamo lavorando, stiamo cercando di mettere a punto ogni dettaglio, credo che non abbiamo lasciato nulla in sospeso, abbiamo però anche e soprattutto voluto che non fosse una visita blindata. La città deve essere aperta, io ho chiesto che tutti gli esercizi commerciali, ma anche tutti i servizi in città siano aperti, proprio perché dobbiamo anche dare il senso di un'accoglienza in questa occasione così importante da parte delle centinaia di migliaia di pellegrini che visiteranno la città. La cosa di cui è più orgoglioso in questo momento di preparazione? Beh, in questo momento dell'impegno che ci abbiamo messo per fare in modo che la macchina organizzativa potesse funzionare. Pensate che soltanto 2500 bus previsti comportano trovare spazio, messi in fila sono 70 chilometri. Ecco, già questo dà la dimensione, diciamo, dello sforzo anche dal punto di vista organizzativo che abbiamo dovuto fare.